Buongiorno, sono le 11:06. Chiedo ai signori consiglieri di attestare la loro presenza ed il consenso alla Buongiorno, videoregistrazione. Orcoleo, presente a consento. Buongiorno, Figuccia presente a consento. Buongiorno, Susino, presente a consento. Buongiorno, Volante presente a consento. Presidente, a te la parola. Presidente. Passata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Allora, ora noi procediamo come di consueto perché dobbiamo firmare due verbali dell'8, del 9 e relativo parere espresso dalla Commissione sul regolamento diritti dei detenuti del Comune di Palermo. Quindi cominciamo a procedere alla sottoscrizione, ma nello stesso tempo ricordo ai signori consiglieri che era prevista l'audizione oggi con gli assessori, il segretario generale e i dirigenti del settore anagrafe e dell'ufficio personale, ma per impegni istituzionali sopravvenuti si concorderà un'altra data con le parti per poter riprogrammare l'audizione. Quindi, Presidente, procediamo con la sottoscrizione. Intanto facciamo così, per quanto riguarda appunto l'iter lo abbiamo di nuovo con la segreteria perché già Liliana aveva organizzato il tutto, quindi domani diamo il compito a Liliana di riorganizzare il tutto attraverso la segreteria del vice sindaco. Per quanto Perfetto. riguarda invece gli altri adempimenti, cominciamo col primo verbale da firmare. Perfetto, quindi procedo col primo verbale dell'otto. Ok, e allora. Ok, Presidente, questo è il primo che ti mando. Sì, Quindi lo sto facciamo tranquillamente uno alla volta, così non commettiamo errori.
Allora, il primo è firmato, Giuseppe. Allora, facciamolo vedere e poi passiamo sì, al secondo. Sì, infatti, lo scarico così io subito poi bravo. Lo... Ecco qua. Eccolo qua, ed è firmato ambidue, quindi abbiamo già fatto la procedura del lotto, ora andiamo alla prossima procedura. Allora, preapplico. Allora, ora firmiamo il parere. Del garante dei detenuti, no? Dei detenuti, Giuseppe. Sì. Diritti del garante. Oramai sei esperto, Giuseppe. Insomma, tutto sommato sì, me la spiro io. Anche se il computer non mi piace, però diciamo, ci metto la buona volontà. Come ogni cosa. Sì, però c'è qualcosa che non va. Non mi fa... Aspetta. Ah, certo, sono stato... Non ho confermato la firma. Ecco che è successo. No. Devi aprire la mail. Come? Devi arrivare la mail. No, non ho confermato io la mia firma. Ah, ok. Conferma firma. Se no... Non mi arriva altrimenti. Certo. Fai due passaggi da quello che sto vedendo, Giuseppe. Sì, infatti, credenziali sì. O TP, perché la prima parte già me l'hanno detta, la seconda ancora mi devono chiamare. Ci sto osservando. L'OTP è quello che cambia ogni momento. Sì, perfetto. Non è mai uguale, ok. Ok, questo è stato pure fatto. E io ti indico che Nazfir, tutto quello che ti dice che è una marea di numeri, questo lasciatelo sempre, diciamo, in memoria, perché ogni Sì, già me l'ha tanto detto. Me c'è l'ha da detto. uscire pazzi. No, me l'ha detto già il dottor Musmeci. Ma il presidente diceva domani organizza Liliana le cose. Liliana Sì, non io ho c'è. detto di... No, Liliana e Quando... Giuliana non ci sono, tornano giovedì. Siamo io e tu. Vabbè, lo Sono in organizzerò ferie. giovedì. No, già. Siccome lei sa la segreteria, quindi glielo organizziamo con lei, solo fa lei questo lavoro, perché è delicato, lei sa con chi deve interloquire, io lo faccio fare a lei.
Dobbiamo far aggiungere quello che ha detto la dottoressa autore oggi. Sì, certo, sì, quello sì. Firmato l'altro. Poi faccio aggiorna Adele per non uscire dalla pagina. Vado qui e faccio scarica. Poi lui lo mette qui nella cartella dei download. Facciamo vedere sempre, è tutto condiviso ed è firmato ambidue, perfetto. Presente la lettera di trasmissione, la firmo io. Ora procediamo all'altro. Sì, il pare del 9. Riapplico. Ok. Questo lo vedi, Adele? Sì, ti sto Questa è guardando. La conferma della tua firma. Poi ci clicchi qua che diventa verde, vai qui nella manina e gli dici conferma. Vabbè, Poi ti questo poi. affaccia sempre questo. Appena mi dà appuntamento il dottore Macaluso, poi ne parliamo. Lascia perdere ora Va da bene. coinvolgere i consiglieri per questa cosa. Non è un problema, perché dico, è un Lo passaggio che facciamo. sto Bisogna facendo. farlo di presenza questo, poi verrò in commissione. Mi sto Sì. organizzando per le chiavi, non ho neanche le chiavi. Ora rimediamo anche a questo. No, già sto contattando la collega Margheritino che aveva la Sì. copia. E come che non me la dà ancora? Non mi dà l'OTP. La datora. Sì, allora. Ok, Presidente, questo penso che ti sia pure arrivato. Sì, è arrivato adesso. Perfetto. Non è entrato nessuno, giusto della consigliera Russa non c'è. No, no. Perfetto. Tutti gli altri sono presenti. Benissimo. Firmato anche questo, così lo controlliamo. Ok, faccio aggiorno.
Ok, presidente, tutto firmato. Perfetto. Okay. Ora andiamo a Perfetto. procedere. Facciamo un riepilogo degli Sì, appuntamenti che sì, sì, sì. avevamo. Questo poi me lo faccio dopo. Legal book lo lascio aperto e allora andiamo. Allora, Il 16 c'è un invito con l'assessore Pianpiano. Aspettiamo la risposta, No, mi dice che l'audizione. mandavano gli uffici. No, no, ma a quanto pare il 16 ha dato, se tu vedi c'è l'email e dovrebbe esserci la conferma che lui c'è. Ah, E perfetto. addirittura ha pure invitato il dottore Ficili e la dottoressa Professor Pennisi Pennisi, sì, che per il 16. parteciperà all'audizione del 16. E poi abbiamo da riprogrammare questa col vice Del sindaco. 19 e poi c'è quella del 20 con l'ottava circoscrizione, Sì, quella e del il 20. 20 abbiamo, come diceva la collega Adele, il 20 con Frascapolara e tutti i componenti della circoscrizione. Perfetto, quindi abbiamo 16 e 20 per ora, giusto? Sì. Qua c'è il verbale, quindi io metto comunicazioni del presidente. Quindi. Allora, abbiamo rimandato l'audizione per quanto riguarda e abbiamo messo, quindi non. Abbiamo, e si procede alla sottoscrizione dei due verbali più il parere. Quindi, Perfetto. allora, Riepilogo degli appuntamenti delle audizioni della commissione. riepilogo delle audizioni per la settimana in corso che si settimana in corso che la settimana che giorno 16.04 2021 si procede a l'audizione con l'assessore Pian Piano ed il dottore Vici le dottoressa Pennisi sul piano farmacie. Ok. Ed inoltre a riprogrammare con la segreteria del vice sindaco E segretario generale pure. segretario generale Dobbiamo menzionarli qua tutti, gli invitati, no? no, io l'ho fatto il dirigente, questo mettendo segretario generale in merito al personale in smart working. Penso che va bene così, giusto? Riepilogo delle audizioni per la settimana. Levaci il che e metti due punti. Sì, esatto, questo stavo facendo, Vicky, alla settimana. Consigliere Susin è uscito. Era alle Vieni, 11:24. vieni quando è uscito prima. 11:24. Siccome vedo che non. Collega Volante, l'avevate visto? Sì, Sì. che è uscito? No, No, che è sì, presente. ah, sì, riepilogo delle audizioni per la settimana, due punti, giorno 16/4/2021, si procederà all'audizione con l'assessore Pian Piano ed il dottore Ficili e la dottoressa Pennisi sul piano farmacie. Ed inoltre, poi ci mettiamo una virgola. Ed inoltre a riprogrammare con la segreteria del vice sindaco e segretario generale
in merito al personale in smart working. Allora, inoltre a riprogrammare con la segreteria vicenzese nazionale in merito, no. No, Giuseppe, con la segreteria vicenzese generale sulla questione sullo smart working. Perfetto. Era solo sullo smart working? Sì, Rosario, è sulle postazioni, diciamo, è sul personale. Sul personale, sullo smart, infatti c'era l'anagrafe, oggi la dottoressa Autore per questo. Ma l'anagrafe è un altro tema, è anagrafe. Erano tutti invitati per vari punti oggi. Sì, appunto. Sullo smart working e sulla questione anagrafe. Aspetta che leggo dalla mail quello che abbiamo scritto. Sì, questo è. Perfetto. Quello di Polare il 20 è la settimana quella a seguire, quindi va bene così. Va bene. Quindi sullo smart working e gestione anagrafe. Personale, smart working e gestione anagrafe, abbiamo scritto tutto. E mettiamo qua gestione anagrafe. Mettici gestione anagrafe, gestione ufficio anagrafe, va bene. È più bello, elegante. Sì. Gestione ufficio anagrafe, ok. Presidente, chiudiamo così? Oppure sì. Ci sono comunicazioni da fare? Colleghi hanno comunicazioni? Metti la pausa, Giuseppe, gestione è attaccato all'ufficio. Sì, hai ragione. Buongiorno, ribuongiorno anzi in realtà. No, volevo soltanto, ad essere confortata e valutare insieme a voi se opportuno, siccome a livello informale mi dicono che ci potrebbero essere delle problematiche sulla sede della fiera, sui locali della fiera, perché informazioni non supportate, però, e quindi volevo condividere con voi queste informazioni per più che altro capire se sono coerenti con la realtà o meno, e quindi chiedere un'audizione con eventualmente gli uffici competenti che non avrebbero l'agibilità, siccome sono in questo momento sede, della per l'esecuzione dei tamponi per la città di Palermo, tra la sede, cioè credo sia una delle sedi più importanti e più grandi. La notizia sarebbe assolutamente, gravissima se fosse reale. Chiaramente, siccome ritengo che siano informazioni assolutamente che potrebbero suscitare grandi problematiche, ritengo che sia nella nostra qualità di consiglieri importantissimo verificarle eventualmente prima, lo volevo condividere con voi e capire insieme se è opportuno o meno convocare degli uffici in questo senso, il patrimonio per esempio, perché i locali della fiera rientrano nel patrimonio del comune. Il problema agibilità, consigliere Ficuccia. Ti chiedo scusa, ma io ho avuto problemi con l'audio, puoi ripetere per piacere? Sì, dicevo che mi giungono notizie informali, secondo le quali i padiglioni della fiera non sarebbero attualmente agibili, in regola con le normative urbanistiche, quindi. Chiaramente, siccome capisco che sono informazioni molto delicate e che potrebbero creare allarmismo, perché attualmente in fiera vengono gestiti i tamponi per la città, mi sembrerebbe importante nel nostro ruolo di consiglieri valutare e coinvolgere gli uffici competenti per capire se queste informazioni sono supportate da dati reali o meno. Quindi volevo condividere con voi questa informazione, così a titolo informale che ho ricevuto, e capirne la eventuale veridicità ed eventualmente. Ma era fiera o pallone? Perché fiera, davvero... fiera. Vabbè, vediamo un pochettino se possiamo chiedere un'audizione agli uffici sulla questione. Quindi vediamo se possiamo programmare un'audizione con gli uffici per vedere se questa cosa risulta corretta. Da notizie apprese, giusto, consigliere Ficuccia? Sì. Okay, quindi ho scritto che interviene la consigliera Ficuccia, da notizie apprese sul problema della fiera del Mediterraneo per quanto riguarda l'agibilità dei locali.
Io penso che così, diciamo, molto sintetico va bene così. Sì, sì, per me va bene, certo. Perfetto. Allora, Presidente, ci sono altre comunicazioni? Non lo so, i colleghi che dicono. Collega Vol... Giuseppe, Fiera del Mediterraneo. Oh. Sì, mi sento Rania. Esatto. No, non ti preoccupare. Fatto bene, mi hai fatto può capitare. Bene. Quindi, Presidente, possiamo procedere alla lettura del verbale? Sì, grazie. Ok. Allora. L'apertura è 11:06. 11:06. 11:06. Momento è assente. 11:06. Ok, allora. Verbale numero 66 del 12/4/2021. L'apertura della seduta alle 11:06 e sono presenti il Presidente, il consigliere Volante, la consigliera Ficuccia, la consigliera Russa risulta assente, il consigliere Susino. Susino, che devi scrivere, scusami Giuseppe, è uscito alle 11:29 e è rientrato alle 29. Va bene, non è un problema, è rientrato e uscito, non è un problema. È uscito di nuovo, dico che dobbiamo... Ah. Vabbè, mi hai detto di guardare e io faccio. No, giusto, è uscito di nuovo adesso. Sì, è uscito di nuovo, era rientrato alle 29, adesso lo vedo allora, sparire di se nuovo. Se un minuto non succede niente perché è un problema no, di dalle 11:24 a 29 sono 5 minuti, poi Ah, ecco. è rientrato e ora è sparito di nuovo. Quindi ha un problema di connessione sicuro. Ah, Non lo so, mettici è io. uscito a 24 e poi vediamo. È rientrato a 29. MTC 29 è rientrato e ora non si vede di nuovo, intanto quindi... attendiamo ora adesso, ma che vada rimane rimane 29, esatto. Allora io ho messo sempre al momento, allora quindi sempre l'istruzione del cappello segretario Surpente, oggi è prevista l'audizione per discutere in merito al personale in modalità smart working e del personale dell'ufficio anagrafe di della gestione ufficio anagrafe, per meglio dire gestione dell'ufficio anagrafe, di cui sono stati invitati il capo area, il dirigente del settore e il dirigente dell'ufficio personale, ma per impegni istituzionali sopravvenuti si rinvia l'audizione a data da concordare. Si procede alla sottoscrizione del verbale dell'8/4 ultimo scorso e alla sottoscrizione del parere reso dalla commissione con la relativa lettera di trasmissione sul regolamento diritti del garante. Diritti del garante. Ho sbagliato di nuovo. Del garante diritti dei detenuti. Aspetta, io qua ho sbagliato. Diritti del garante dei detenuti. Diritti del garante dei detenuti, ma quindi non mi vuole entrare in testa. E va Scrivo bene. All'inverso. Del comune di Palermo e alla sottoscrizione del verbale del 9/4 ultimo scorso. Comunicazioni del Presidente. Riepilogo delle audizioni per la settimana. Giorno 16/4/2021 si procederà all'audizione con l'assessore Pianpiano ed il dottore Ficilia e la dottoressa Pernisi sul piano farmacie ed inoltre a riprogrammare con la segreteria del vice sindaco e segretario generale sullo smart working e gestione ufficio anagrafe. Il Presidente chiede ai colleghi se ci sono comunicazioni. Interviene la consigliera Ficuccia. Da notizie apprese sul problema della fiera del Mediterraneo per quanto riguarda l'agibilità dei locali. Aspetta. Non mi piace però sta cosa. No. Interviene la consigliera Ficuccia che evidenzia, giusto? Sì. No. Che... Mettiamo un interlocutore che la consigliera Ficuccia chiede un'audizione
agli uffici di competenza. Uffici di competenza per quanto riguarda l'agibilità dei locali alla fine del giorno. Chiede audizione, ha detto. Chiede audizione. Chiede audizione agli uffici di competenza. Audizione per chiarimenti. Almeno negli uffici. Io non glielo metto quello. Audizione agli uffici di competenza. Uffici di competenza, ci mettiamo sull'agibilità. Da notizie apprese lo leviamo. Da notizie apprese, però è un po'. No, non lo leviamo. Chiede audizione agli uffici di competenza. Riguarda sull'eventuale sul che riguarda l'agibilità dei locali Fiera Mediterranea. Riguarda l'agibilità dei locali della Fiera del Mediterraneo. Ok, per il contenuto integrale del verbale di cui all'odierna seduta ed il dettaglio per le singole dichiarazioni dei signori consiglieri ed eventuali intervenuti, in assoluta conformità a quanto prescritto al vigente regolamento di Consiglio Comunale, si fa rinvio alla videoregistrazione della seduta odierna. Il presente pone all'ODG lettura, virgola, approvazione. Sottoscrizione. Scusate un attimo. Sottoscrizione del presente verbale contestualmente alla seduta odierna. E per tutto il resto lo cancelliamo. Cancelliamo tutto. Benissimo. Susino come risulta al momento? Ancora assente. Dal 2. Allora lo facciamo uscire. Bentino. Approviamo, votiamo il verbale. Io favorevo. Sì. Colleghi, votiamo il verbale. Io sono favorevole. Collega Volante. Claudio, ci senti? È presente, lo vedo presente. Marcello Susin è riapparso. Sì, è caduta la linea. Sì. E Marcello, però, ascolta, siccome è stato la prima tranche più di 5 minuti, purtroppo ti devo mettere in uscita io. Va benissimo. No, è giusto, no, te lo dico per correttezza, che poi vedi, diciamo, gli orari. Quindi poi io metto che... metti entrata è 39 qua, lo metti nel precedente, e poi usci qua, mettilo qua, è 39. Sì, purtroppo è caduta la linea. No, 39, ok. E qui la mettiamo in chiusura dopo. Collega Susino, vota il verbale? Sì, assolutamente sì, grazie. Io lo voto pure il verbale a posto, grazie. Okay, grazie, perfetto. Collega Volante. Allora, Presidente, sono il 39, facciamo 6 minuti e facciamo il 45? No, mettiamo il 43, 44. Il 43, va bene. Ah, ok, il 43. Allora 1, 2, 3. La consigliera è assente. Sì, è doppio. Allora, stiamo facendo la firma del verbale, d'accordo? Allora, 11.06, qua dobbiamo mettere la firma. 11.43. Ok, quindi è tutto a posto, io do una. Se i numeri sono tutti giusti, qua la consigliera è assente. Benissimo. 11.06, approvato in data. Ok, benissimo. Allora, facciamo.
Io ho firmato. Adele, non mi farei dimenticare che a me resta di firmare solo la lettera di trasmissione. Va bene. Susì non sparisce di continuo. Vabbè, dai, ormai è uscita 40. Ha un problema di connessione, è un problema di connessione, quindi lo stiamo... Capisco, però mi dici di guardare, io riferisco i tuoi ordini. No, fatto benissimo, non ti sto dicendo, dico, lo stiamo dicendo anche, dato che siamo in videoregistrazione, perché ha problemi frequenti di linea, quindi interesce per un problema di connessione. È ritornato. Ma è stato presente regolarmente in seduta. È riapparso. Sì, 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 ho problemi di collegamento. E vabbè, speriamo. Pazienza. A posto, ho firmato. Allora, ci vediamo domani. Grazie. Va bene, Presidente, arrivederci a tutti. Buona giornata a tutti. A voi. Buona giornata a tutti. Allora, io leggo il book, lo apro, metto su Meet Google, faccio vedere il verbale, faccio aggiorna, così completiamo la videoregistrazione con tranquillità. C'è ancora il consigliere Volante che ci fa compagnia. Consigliere, abbiamo chiuso la seduta. Va bene, grazie, ma vedo ancora la registrazione. Sì, sto facendo vedere il verbale dell'avvenuta firma contestualmente tra me e il presidente. A posto, è stato visto, grazie. Consigliere, una buona giornata. Altrettanto, arrivederci. Buona giornata. Vai al summit. Ma domani a che ora sarebbe? Ma lui ha